Ci siamo, non ci siamo, ci dovremmo essere, ci dovremmo essere. E allora iniziamo a vedere quello che è il segreto della seduzione, come sedurre, come coinvolgere. Ricordo che questa è una live domande e risposte, per cui le persone che vogliono poi interagire con me possono farlo, ovviamente, abbonandosi al canale. Quindi facciamo però una live veloce. Abbiamo Marcella Alfano, Stella Marina, Flaminia La Rosa, Ninetta Dalla Chiesa, Angela Giordano, Christian La Sorsa. Quindi questa è una live domande e risposte, quindi per le persone che vogliono... Patrizia Perotti, però devo toglierti la moderazione. Ragazzi, se volete interagire, dovete entrare. Per interagire qua nella chat dovete abbonarvi, perché la chat è per abbonati, ricordo, e quindi... Chi volesse interagire e farmi domande dovrebbe semplicemente però abbonarsi al canale. Allora, così può entrare e interagire. Allora, nel frattempo potete farmi le domande che volete, ovviamente, e vediamo di parlare, fin tanto che non ci sono domande, del segreto della seduzione. Qual è il segreto che... ci permette di sedurre, ci permette di conquistare. Tanto saluto anche Raissa, nome russo, Raissa Ferrini. Allora, perché la seduzione è un evento che sembra banale, ma è un evento fondamentale. Diciamo, cambiano le mode, si trasforma il mondo, vedete che ogni giorno cambiano le cose, cambiano le tecnologie, ma la seduzione continua imperterrita. I tormenti del cuore, i turbamenti emotivi, oggi come ieri, sono sempre gli stessi. Questo è un qualcosa di molto interessante, no? Perché io credo che anche 1500 anni, 2000 anni fa, ci fossero gelosie, ci fossero sofferenze d'amore, sono un po', come dire, connaturati nell'essere umano. Come capisco se sono seducente? La prima domanda di Ninetta. A me tutti dicono che gli uomini si spaventano uno come me. Ma no, gli uomini non si spaventano per le donne seducenti. Guarda, hai fatto una domanda interessante. Allora, intanto rispondiamo velocemente a Marcella. Un aperitivo per uno conosciuto la prima volta, massimo tre quarti d'ora. Massimo tre quarti d'ora. Da un quarto d'ora se non ti piace, a tre quarti d'ora se ti piace. Invece la domanda di Ninetta è una domanda interessante. Come capisci se sono seducente? Allora, gli uomini si spaventano per due o tre motivi. Primo, se ti pigliano per un puttanone da corsa, si spaventano. Secondo, magari non si spaventano, però il puttanone da corsa non seduce, viene utilizzato appunto per sesso. Siete bloccati? Sono bloccato, spero di no. E invece, scrivi un post, si vede, Angela Giordano. Gli uomini si spaventano quando percepiscono che una donna, diciamo, da subito vuole un impegno che non ha ancora il potenziale per chiedere. Quando tu chiedi o pretendi, diciamo così, degli impegni, se non hai il potenziale, non va bene, non va assolutamente bene. Ricorda gli amici di TikTok e di Instagram che non rispondo alle domande né su TikTok né su Instagram, quindi chi volesse risposta alle domande deve venire sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Tramasco, fare l'abbonamento e poi lì rispondo alle domande. Le domande, la live è una live domande e risposte, ma soltanto per gli abbonati al canale Crescita Personale. Quindi ovviamente le persone di TikTok e di Instagram possono tranquillamente sentire, ma se vogliono interagire con me e farmi domande, devo andare sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Tramasco. Allora, forse si è spaventato quando capiscono che non si può... Ma no, il puttanone da corsa non si spaventano se non sei... Anzi, le donne rassicuranti sono quelle che seducono di più. Si spaventano quando capiscono che tu non hai potenziale e gli chiedi un servizio. Gli chiedi un servizio logico e razionale. Se tu gli chiedi un servizio logico e razionale, si spaventano. Il puttanone da corsa è una donna molto appariscente che tra l'altro può spaventare anche...
magari da alcuni uomini che hanno delle insicurezze, no? Ad esempio, alle volte gli uomini si spaventano anche se pensano che una donna abbia esigenze sessuali non soddisfacibili, diciamo così. Come smettere di chattare? Io voglio sentire, ma lui è uno che usa molto il telefono, a me lo fastidio e perdo tempo. Non ho capito. Come smettere? Io voglio sentire, ma lui è uno... No, ho capito cosa vuoi, Giulia. Vuoi chattare o non chattare? Se non vuoi chattare, non rispondere alla chat. Dili, guarda, io non ho tempo per chattare, uso solo il telefono. E non gli rispondi alla chat. Se non ti chiamano, glielo dici una volta e poi non gli rispondi più. Il mio ex continua a scrivermi imperterrito e siccome gli ho già fatto credere che c'è un antagonista, lui continua a dirmi che quello che ha fatto lui per me non lo farà nessuno. E vuol dire che chi si loda si imbroda. Tu digli, guarda, questa è una tua opinione. E digli semplicemente, io rispetto la tua opinione, però sappi che non è così. Poi fai quello che pensa, quello che vuoi. Profumata, truccata, minigonnata, scollacciata, puttanone da corsa. Io sono 1,80, secondo me si spaventano perché pensano che ci voglia molto più... Beh, questo può essere, se tu sei 1,80, sei giunonica, magari ti metti i tacchi, diventi 1,95 per dire. Perché per una donna effettivamente di 1,80, se si mette i tacchi, diventa 1,95 e magari gli uomini si spaventano per una figura così... dominante, no? Molti uomini possono spaventarsi, è vero, questo è possibile. Sei alto 1,80 m, con i tacchi diventerai perlomeno 1,90, 1,95, sicuramente alcuni uomini possono spaventarsi per la fisicità, quelli che pensano di non riuscire a soddisfarti, anche sessualmente magari. Vediamo la domanda di Maggie, un ragazzo che conosco da un mese che vedo solo sul lavoro, mi ha proposto di andare a cena con i suoi genitori. Ma questo secondo me è fulminato, oppure ti vuole sottoporre ai genitori. Ma allora, se ci vai, vacci solo per curiosità, perché potrebbe essere uno che ti sottopone ai genitori, cioè dipendente talmente, questo qua secondo me è uno talmente dipendente dai genitori che deve portarti a cena con i genitori. Ma io per curiosità andrei, ma soltanto per curiosità andrei. Sì, 1,75 con i tacchi. Saluto Stella Marina, vuol dire che sei 1,60 senza tacchi. Cioè, 1,75 con i tacchi, sei 1,60 senza tacchi. Che vuol dire? Sei una nana. Donna nana tutta tana. Donna nana tutta tana. Io sono giunonica, ma non uso tacchi. Vabbè, sì, i tacchi non li usi, dovresti usarli comunque, dovresti usarli i tacchi, perché i tacchi danno femminilità, un po' di tacchi usali, magari non usare 15 cm, ma usa 10 cm di tacchi, così diventi 1,90 e va bene. Però sì, potrebbe essere quello potrebbe essere. Beh, molto legato alla mamma, ti diciamo... È molto legata alla mamma, quindi vuol dire che ti sottoporrà. Però vai, tacco 12 al massimo. Beh, tacco 12 sì, ma dipende un po' dalla statura, no? Perché gli uomini italiani non sono molto alti. Tutto sommato gli uomini italiani non sono molto alti. E quindi, essendo bassi gli uomini italiani, mediamente una donna di 1,80 m diventa difficile da gestire. È vero, in Italia una donna di 1,80 m può spaventare molto gli uomini. Poi dipende se a te piacciono uomini più bassi di te. Più bassi di te, diciamo, più bassi di te in che senso? Che magari sono 1,80 anche loro, ma tu con i tacchi diventi molto più alta. Questo è un altro dato di fatto. Io sono piccolo e uso sempre i tacchi. Sì, e beh, certo, i tacchi, se sono bassa di statura, ha il vantaggio che può tranquillamente usare i tacchi. Una donna come Ninetta, che è alta 1,80 m, di suo con i tacchi diventa più di 1,90 o almeno 1,90, ciao Ormole, quindi può spaventare gli uomini. Questo è vero, perché gli uomini italiani non sono molto alti di media, non sono come i californiani che magari sono dall'1,90 in su. Gli uomini italiani, se arrivano a 1,80 ce n'è d'avanzo. Ho una protesi all'anca,
devo mettere anche nell'altra. Vabbè, la protesi all'anca, va bene, vabbè, ironizza, che ti frega? Vabbè, puoi ironizzare. Beh, gli uomini italiani sono bassi, normalmente, mediamente sono bassi, cioè una donna italiana, una donna di 1,80 può far paura, questo lo capisco. Mi sono pentito di aver detto al mio ex di non cercarmi più perché lo sto facendo per me. Vabbè, ho capito, non devi... Ho capito. Allora, hai fatto bene a dirgli di non cercarti più. Adesso tu pensa ad altro. Cazzo te ne frega del tuo ex. L'ex poi alla fine è una minestra riscaldata. Questa alla fine, l'ex è una minestra riscaldata. Quindi lascialo perdere. Comunque, stavo dicendo che il gioco della seduzione è interessante, no? Perché è sempre esistito nella vita, in tutte le epoche è sempre esistito il gioco della seduzione. E tutte le persone hanno sempre anche sofferto per amore. La seduzione offre un modo per guardare dentro se stessi, per capirsi, per conoscersi meglio come uomini e come donne. Comunque, per rispondere ancora a Ninetta, una donna che ha stima di se stessa, che ha carattere, che ha dignità, non ha bisogno di elemosinare l'amore, non ha bisogno di seguire le regole se non le proprie regole. Questo è un punto fondamentale. Non dovete uniformarvi alle regole, diciamo, del mondo, ma dovete seguire il vostro codice etico. Anche a me un uomo più basso, no, meno male che sono una nana. E vabbè, se sei una nana, va bene. Una volta mi è capitato un uomo più basso di me e io sono 1,60. Vabbè, ho capito, ma gli uomini più bassi di 1,60 sono pochi. Diciamo che gli uomini italiani penso che viaggeranno mediamente tra l'1,70 e l'1,80. Adesso poi magari i ragazzi giovani sono più alti. Se tu prendi i ventenni di oggi, andranno dall'1,80 in su, però gli uomini, diciamo, over 40, penso che viaggeranno come altezza media dall'1,70 all'1,80. Difficile che ce n'è uno di 1,90 o di 2 metri, poi ce ne sono, ma sono pochi. Io ho conosciuto un ragazzo in piscina, mi ha invitato a fare il bagno col suo gruppo, chiedendo di fare finta di essere una sua compagna delle medie. Mi ha ricontattato fra tre che amici. Un ragazzo in piscina, va bene, sì, è un po' contorto anche questo. Tu dovevi dire, ma perché? Perché lui ti ha messo subito un vincolo, no? Anche se ti ha chiesto una cazzata di fare finta di essere una sua compagna delle medie, ti ha subito messo un vincolo, e se tu hai accettato il vincolo ti condiziona un po'. È una tecnica di seduzione, comunque, questa. Vediamo chicca chicca. Quindi non accettare mai vincoli è la cosa migliore. E dici, no, guarda, io non faccio finta di essere un cazzo di tuo compagno delle medie. Sto frequentando una persona che mi dice di essere coinvolto, che caso di sono tutte puttanate. Non pensa di sposarsi né convivere. Io ho ricalcato... sì, hai fatto bene a ricalcare, hai fatto bene, anche perché, scusa, uno che conosci da poco e che ti dice, sarebbe assurdo il contrario, no? Io sono 1,67, Christian, 1,67 direi che 1,67 non è, diciamo che non sei un vatusso, ma va bene tutto. Mio figlio è appena misurato 18 anni, 1,78. Vabbè, 1,78 è l'altezza media. 18 anni poi non è che crescerà molto di più. Diciamo che fino a 21, da 18 anni a 21, magari potrà prendere quei 2-3 centimetri, non credo di più. Vediamo Marcella, quello di stasera, ci sono già uscite e mi piace. Ah, se ci sei già uscita, allora puoi stare ancora un po' di più. Potevi anche andare a cena se ti invitava. Però se ti ha invitato a un aperitivo, comunque non stare più di un'ora, non stare più di un'ora. Massimo, se ti ha invitato a un aperitivo, un'ora. Ci vuole fare trekking? Con chi ci vuole fare trekking? Oggi tante domande, non ho capito, con chi è che dovresti andare a fare trekking? Con quello lì sempre che ti invita a cazzi e mazzi a fare trekking, a fare cagate? Ma dire che a fare trekking ci vada con sua sorella. A Giulia, dov'è Giulia? Grazie, allora, dov'è Giulia? È vero che più cerco
E certo, più insegui, più si allontana. Allora, se una persona ti insegue, tu tendi a scappare. La seduzione è la capacità di attrarre, non la capacità di inseguire. La capacità di inseguire non si chiama seduzione, si chiama donna rompicoglioni. Una donna che insegue, che tartassa, è una rompicoglioni. Non è una che insegue. La donna che seduce non insegue mai, attrae. È la capacità di attrarre. Ci vado. Ma ci vai a fare trekking? A fare trekking dipende. Allora, ho conosciuto un ragazzo in piscina a fare trekking con gli amici. Ma mandala a cagare, che ti vuole fare trekking? Ma tu digli... Allora, l'unico modo per andare a fare trekking devi portarti un tuo amico. Digli, guarda, io vengo, ma vengo con un mio amico. Devi portare un tuo amico, Ilaria. Porta subito un antagonista. Se lui ti dice, vieni a fare trekking, non ci andare da sola, digli sì, vengo, ma porto un mio amico. E porta uno che ti corteggia, oppure porta un amico vero e fai finta che questo ti corteggi. Cioè, allora, deve essere un tuo amico che ti corteggia di suo, oppure un tuo amico che istruisci a corteggiarti. Non andare da sola però, devi portare un tuo amico. Lui con gli amici, ti invita con i suoi amici, porta un amico. Allora, io sono piccolo, mio figlio è un 87, i miei appuntamenti sono due o tre, secondo me, caffè aperitivo, cena e il resto viene dopo. Sì, è vero, condivido. Una diretta su come stendere il catrame, va bene. Allora, come posso rapportare con lui? Da quando usciamo non mi scrive più per il buongiorno e lo telefono come prima. Ovviamente io lascio nel suo brodo e aspetto che si lo cercami. Inizia a dargli qualche bidone, ogni tanto non uscire, sempre. Allora, lui praticamente, il messaggio, quindi, per rispondere a chicca chicca, è un comportamento abbastanza naturale, no? Lui ha mandato messaggi con l'obiettivo di ottenere di uscire con te. In realtà non gli fregava un cazzo di interagire con te, no? Perché se avesse voluto conoscerti, avrebbe continuato a interagire con te e quindi... avrebbe continuato a interagire con te e basta, no? Cioè, se avesse avuto un interesse. In realtà l'obiettivo era quello di uscire con te. Adesso che esce con te, vedrai che quando poi ti tromberà, non ti cercherà proprio neanche più. Quindi occhio, perché chi si comporta in questo modo lavora per obiettivi, non lo fa per il piacere di interagire con te, lo fa semplicemente per uscire con te, e una volta che sarà uscito con te, ti tromberà. E allora portati l'amico complice, brava Ilaria, vai al trekking ma non da sola, con un amico, bravissima, portati l'amico complice, direi che un'ala va bene. E ricorda, tutte le carampane, le malgascione disagiate di Instagram e di TikTok, che se volete interagire con me dovete venire sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco e lì potete interagire con me. Intanto vediamo la domanda di Stella Marina. Sarà vero cosa? Cos'è che sarà vero? Allora, Marcella, Ilaria aveva con un amico. Vabbè, l'ho detto, Ilaria aveva con un amico, l'ho già detto. Che meglio che fanno così. Però quello è l'obiettivo. Cioè, se uno prima ti messaggiava, poi quando tu ci esci non ti messaggia più, vuol dire che non ne fregava un cazzo di messaggiare con te, ma gli interessava uscire. Se dopo che è uscita assieme ti tromba e non ti cerca più per uscire, ma ti cerca solo per trombare, vuol dire che gli interessava solo trombare. Alla fine i passaggi intermedi di uscire con te o di scrivere con te erano soltanto finalizzati al trombarti, perché una volta che ti ha trombato magari ti cerca soltanto per trombare, quindi quello era il suo obiettivo. Quindi già uno che smette di scriverti quando esce con te, leggi sopra. E leggi sopra che cazzo? Allora, sentiamo il parere di cercate di non scrivere puttanate e di fare solo domande. Allora, quello del parco, te lo ricordi, mi ha detto che ha detto alla moglie che vuole stare con me. Allora, mi ha detto che ha detto alla moglie, ma quello del parco è quello che quando l'hai incontrata al supermercato ti ha presentato alla moglie come una collega di lavoro, quindi sono puttanate. Allora, e tu digli, va bene, dai, ci vediamo quando ti sei separato, ci vediamo.
Questo è, no? Mi sembra che quello del parco sia... Allora digli, va bene, dai, allora va bene, separati, e poi quando sei separato ci vediamo, iniziamo a frequentarci, iniziamo a tombare. Cioè, è evidente, no, che questo è... E allora, e lui, fosse stato lui, ti avrebbe presentato come la fidanzata, avrebbe detto, ciao cara moglie, questa è la mia fidanzata. Come si fa ad altri uomini? E beh, devi essere, qua guardano Simone, beh, devi essere, devi apparire anche sorridente, devi apparire tranquillizzante. Tu che sei alta, che hai una fisicità, diciamo, tu che hai una fisicità notevole, devi apparire, come possiamo dire, tranquillizzante. Quindi focalizzati sull'essere tranquillizzante e non sull'apparire come una donna, diciamo, come dire, già con la tua fisicità, 1,80 e tutto, devi apparire tranquillizzante, un po' di basso profilo, diciamo così, no? In modo tale che non... perché io penso che questo li spaventi, no? Beh, portati i documenti, devi dire, beh, intanto digli che ti dica quando è separato. No, non digli subito di portare i documenti, digli, beh, quando sei separato ufficialmente possiamo tranquillamente vederci. Poi quando lui ti dirà mi sono separato ufficialmente, digli, va bene, allora dammi una prova. Oppure se lui non ti dice niente, prova a contattare la moglie, no? E vedi che dice la moglie. Se anche la moglie ti conferma che è separato, bene. Se no, fuori dei coglioni. Allora, mi ha chiesto di fare lezioni di informatica perché ne ha bisogno per il lavoro che faccio. Ma no, non fagli un cazzo. Che uno tra noi vorrebbe mantenere amicizia, non capire. No, non fare nessuna lezione. Questo è uno scroccone, perché tanto, tra l'altro, vorrebbe anche magari che le facessi gratuite. Ma poi è una cosa tutta prematura, non fargli lezioni di informatica, digli che non hai tempo, e poi uno che ti dice, mi ha detto che se non funzionasse tra noi vorrebbe mantenere l'amicizia, è uno che già ti sta dicendo che non funziona. Ma pensa a te, se tu sei innamorata di qualcuno, ti verrebbe da dire, se però non funziona con noi manteniamo l'amicizia, vuol dire che già sa che non funzionerà tra voi. Uno che è innamorato pensa a tutto meno che alla cosa che non possa funzionare tra voi. Saluta la formichetta, ciao formichetta. Questo è da tenere presente, no? Quello di stasera mi continua a dire cosa, chissà cosa accadrà tra noi. Siamo fatti per stare insieme. Ma sì, allora, parole sono capaci tutti a indurre un iperlogico a lasciarsi andare le sue emozioni. Beh, devi stimolare un po' di rabbia, devi farlo un po' incazzare. L'iperlogico si apre alle emozioni quando viene fatto un po' incazzare. Quando viene fatto un po' incazzare, tende ad aprirsi alle emozioni. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Formichetta, se c'è domande da fare, fammele, perché io tra 5 minuti chiudo la live. Quindi, formica, allora, il mio ex mi scrive in continuazione, che poi rompi i coglioni dopo, non ho tempo, quindi la mia live finisce alle 17, quindi se volete fare domande, allora, vediamo un po', il mio ex mi scrive in continuazione da mesi, no, non accetta i vincoli fuori dai coglioni, non accetta i vincoli fuori dai coglioni, non accetta, no, non risponde di più, punto, non devi più rispondere, torna di nuovo in no contact, non ha senso, torna in no contact, non cagarlo più, oppure rispondergli ogni morte di papa. Domanda, io gli ho detto, la domanda della formica, io gli ho detto, dato che sei in un periodo di confusione e problemi, io gli ho detto, ma sei capace a scrivere in italiano, formica? Io gli ho detto, dato che sei in un periodo di confusione e problemi, se tu gli hai detto, dato che sei in un periodo di confusione e problemi, non sentiamoci più, hai detto la cosa giusta. Non so cosa hai detto dopo, ma avresti dovuto dire, dato che sei in un periodo di confusione, pieno di problemi, non sentiamoci più, voglio lasciarti tranquilla, e quando ti sarai ripresa, magari se capiterà l'occasione, ci risentiremo. Quindi questo è fondamentale. C'è una possibilità che il mio ex si lasci? Beh, una possibilità c'è, ma tu non devi cagarlo. Tutto è possibile, Ninetta, però tanto se torna
devi mettere, se torna, devi mettere dei vincoli, quindi non è che è così. Allora, vediamo un po', Giulia Flame, come si fa a non accontentarsi del briciole? Come si fa? Rinunci, la rinuncia, ti accontenti, rinunci, rinunci deliberatamente, ti dai l'emozione di rinunciare. Metti sull'altro piatto della bilancia la tua dignità. Quindi formica, stuorati le orecchie, che mi fai ripetere 50 volte, cavolo di una formica. Allora, sempre la stessa domanda, come scusa? Ti ho detto che va bene se tu gli dici, visto che c'hai problemi, visto che c'hai cazzo e mazzi, non sentiamoci più, punto. Quando ti saranno passati i tuoi cazzo di problemi, e se capiterà l'occasione, ci risentiremo. Se questa è la domanda, questa è la risposta. Ho cercato in occasione di presentarmi il figlio, ma io avevo da fare, ho declinato l'invito e mi ha detto che aveva piacere presentarmi gli amici. Ma sì, allora, tu accetta le presentazioni, però prendi tutto con le molle, prendi tutto con le molle. Le domande sono sul canale YouTube, crescita personale con Massimo Tramasco. Chi volesse farmi delle domande dovrebbe andare sul canale YouTube, crescita personale con Massimo Tramasco, fa l'abbonamento e io rispondo alle domande. Non rispondo né su TikTok, né su Instagram, quindi è inutile che scrivete su TikTok e su Instagram perché non rispondo alle domande lì. No, non è sbagliata fare la domanda, ti ho risposto, no? Ti ho risposto, quello che devi fare è quello. Quello che devi fare, formica, cerca di capire, formica. Cerca di capire, se è sbagliata fare la domanda, che cazzo ne so, io rispondo alla domanda che fai! Se sbaglia a fare le domande, che cazzo c'entro io? Io rispondo alla domanda che fai. Se sbaglia a fare domanda, cerca di fare la domanda giusta. Allora, ho cercato due occasioni. Il figlio, va bene. Allora, formica, o scrivi la domanda giusta, oppure io tra 30 secondi chiudo la live. Allora, non puoi scrivere una domanda sbagliata. Che cazzo? Oggi ho viaggiato in auto per 2 ore. Brava Ninetta, ascolti i miei video. Allora. Non è italiana, che cazzo me ne frega che non è italiana? Io però leggo l'italiano, se non è italiana io leggo l'italiano. Che me ne frega se è italiana, francese o americana, cazzo c'entra. Allora, vediamo Formica. Io gli ho detto, dato che mi aveva risposto che aveva confusione, gli ho detto, non ci sei solo tu, e mi hai risposto, conosci un'altra, che faccio? Ma tu devi dirgli, tu gli devi dire, guarda, io non... Allora, gli rispondi allora. Conosci un'altra? Dici, io conosco tantissime persone e frequento chi voglio. Io devi rispondergli, sono fedele nell'ambito di una relazione definita. Se la relazione non è definita, io vedo e frequento chi mi pare e chi mi piace e non devo assolutamente dirti niente. Quindi questo devi rispondergli. Vediamo alla domanda di Chicca. Mi addormento seguendo i tuoi video, bravo, vieni in Sardegna, ti ospito io, non chiedo il Green Pass. Ok, Ninetta, va bene. Allora, Jessica, metti, ok. Ah, vabbè, ok, vabbè, dai, sì, ma su Instagram, ma infatti lo dico sempre. Allora, quindi ricordo alle persone, quindi se non ci sono altre domande, ok, così li rispondo. Bene, ragazzi, abbiamo fatto un mezz'oretta di live, quindi io vi saluto, me ne vado in palestra a fare un po' di allenamento, saluto la Formichetta, Stella Marina, Chicca, Emilia, Ninetta, tanto stacchiamo a tutti, grazie Ninetta, poi Chicca, Jessica, Stella, Marina, la Formichetta, Chicca, insomma, chi c'è? Giulia e tutti gli altri, Raissa, Maggie, Marcella, poi chi abbiamo? Silvia, Giulia,
Ninetta e tutti gli altri che si sono connessi, ricordo a tutte le persone, Betty Cottage, ciao Betty, poi abbiamo Wormhole, bene, Ilaria, Flame, Laura, Silvia, oh, quante persone che alla fine ci sono poi, Emilia, Maggie, Marcella, Christian, bene, un po' di persone ci sono, quindi ricordo a tutti che se volete interagire con me dovete fare l'abbonamento al canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco e io poi risponderò alle vostre domande, quindi abbonatevi e via. Ok, un saluto a tutti, ciao a tutti, salutiamo anche Laura e tutti gli altri, la Formichetta e tutti gli altri, ciao a tutti. E un saluto anche agli amici di TikTok, se volete interagire con me, anche se siete bimbi minchia come il Lancillotto, potete venire sul canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco, vi abbonate, potete interagire con me, ciao a tutti.